Ieri lui lo conosci, voglio dire, se non conosci tu Billy Terry vuol dire che c'è qualcosa che non va, nel senso, lui è il fan più scatenato di Mino a livello interplanetario, perché calabresi siamo in tutto il mondo, ma se continui così a metà tempo non ci arrivi, dico, nel senso, rilassati un attimo, la serata è lunga e corposa e Mino, voglio dire, ci tiene a te sempre e comunque. Allora, io ho avuto il piacere di conoscere tuo padre. Siamo stati più volte insieme anche a Milano in occasione della festa dei calabresi in Lombardia. Era una persona davvero di cuore, una persona molto compita, bella. Era bello parlargli anche, mi raccontava tante cose anche di Mino, per quanto io l'abbia conosciuto di persona. E stasera insieme a te vogliamo, ci spostiamo leggermente per dare la possibilità al pubblico presente anche in sala, vogliamo far vedere proprio un momento di storia legato proprio a questi due personaggi. E lo facciamo in questo modo. L'orchestra nostra si chiamava Orchestra Fata Morgana, eravamo in Calabria e lì ci sono i miei fratelli con me, e lì c'è la fisarmonica mio fratello Franco, la batteria mio fratello Giuseppe. Nel 1960 l'orchestra ha cominciato a prendere il nome di Franco Reitano and his Brothers. C'è un amministratore in famiglia che è Franco, per esempio se uno prende 5.000 lire, Franco naturalmente prima vede se sono necessarie veramente quelle 5.000 lire di firma. Ho avuto 5.000 lire. Ecco, poi a fine mese ognuno ha un suo schedario. C'è Franco che suona l'organo e anche il compositore insieme a me di tutte le mie canzoni. Poi c'è Antonio che suona il sax e tecnico del suono. C'è Gegè che suona la batteria, è detto la più polenta della famiglia. E poi c'è Domenico, il più giovane, che suona il basso per andare a fare militare. E da questa sala di registrazione che partono tutte le canzoni che tu dici. Conobbe un impresario che gli offrì di andare in Germania. Sì, un vero? Impresario tedesco. Ecco. In Germania si cantava in lingua italiana, che era molto gradita dai tedeschi. Robertina, oh 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 Robertina. Era il 13 marzo del 1968 e parte l'incisione con la partecipazione al Cantagiro del 68 con Avevo un cuore che ti amava tanto. Al secondo posto si è classificato Mino Reitano. La casa discografica fa incidere un altro pezzo, naturalmente sempre di Franco e Mino Reitano e non di altri. Una chitarra cento illusioni. Una chitarra cento illusioni e tu negli occhi miei. E intanto giornalisti, tutti a telefonare per fare qualche intervista, e la televisione tutti, ecco, allora lì si è capito, cioè, sai che forse è fatto successo? Mino ha partecipato insieme a Claudio Villa, cantando un'altra canzone marcata Franco e Mino Reitano, che era Meglio una sera piangere da solo. Perché l'hai fatto? E la canta Paolo Mengoni. Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice. Senti, mi canti il frammento di Una ragione di più. Sai, c'è una ragione. Un grande successo, 1.500.000 di copie vendute. Suonando il flauto dolce, tutto lei non più sarà. Il primo esperimento, un successo è stato già. Un maestro di canto.
spesso con i miei figli, con una formazione musicale di valore. Che ti dicevo dei figli di Franco. Franco che è oltretutto veramente un eroe, un mito, perché è l'autore di Una chitarra, 100 illusioni, Il tempo delle more e quant'altro. La salutiamo con grande affetto. Tante celebrità e funerali di Mino Reitano, quindi vi viaggia con morti per l'ultimo saluto. Senti, ma il tuo fratello, ma e quando torna? Affezionato all'Ave Maria degli Angeli che ho composto in memoria sua, che già ha inciso Katia Ricciarelli, anche diversi tenori, soprani hanno inciso. Facendo raccolta delle canzoni in dialetto calabrese, ho già raccolto 500 canzoni che sono racchiuse in tre volumi. C'è una distribuzione di 7 CD racchiusi in un cofanetto. Sono 140 canzoni cantate da vari artisti, tutti in dialetto calabrese, vari generi musicali divise per settore, insomma. Il pubblico è il vero galantuomo. Sono dei bei ricordi che è giusto che il pubblico veda. Quindi questo non vorrei dire. E Mino Reitano, questa è un'altra testimonianza di Spaccati, di questa storia straordinaria, di questo